questa qui è del 2000. Digital Mavica del 2000. Mamma mia, cioè costava sicuramente un occhio della testa, no? Ma me l'ha regalata un amico allora. Ah sì? Sì, che forse conoscevi, Francesco Bellasic. Sì. E non so, l'aveva avuto in pagamento da qualche cliente e quindi me l'ha voluta regalare. Io ci ho fatto dei piccoli lavori. Sì. Questa ha un obiettivo 20x, ma non è vero, l'obiettivo è 10x, però diventa 20 col moltiplicatore digitale, che però significa perdere risoluzione. Ah certo. Qui dentro c'è un floppy disk finto. Sì. Perché guarda che bello, cioè c'è un banco di memoria da 8 megabyte, praticamente 4 flop, e quindi questo qui, però qui credo che ci siano le pile esaurite. Sì. Perché ho visto che non l'ho formata, allora vuol dire che me ne sono accorto stamattina, se no le cercavo. Ah, magari però sono... basta mettere la batteria. Sì, basta mettere le batterie in modo. Mamma mia. Guarda com'è tenuta. Sì. Tutta la mia roba è tenuta così, eh. Sì? Sì, sì. Infatti, è una macchina storica. È una macchina storica. Bellissima. È per quello che l'ho portata a te, se no, se non fosse storica. Io credo anche sulla... su queste cose, e cominceranno ad arrivare il spirito di collezionismo. Può essere. Sì, Kodak DCS o anche, cioè, confesso che l'altro giorno sono andato in una fiera di a Novegro, ho visto Nikon D1X. Sì, cioè stupenda, cioè sono innamorato. Io ho detto, ma funziona? Sì, funziona. Batteria, sì, batteria, è batteria appena comperata, una nuova, va bene, cioè me la dai, ho comperato. Sì, perché poi alla fine devo dire, anche questo fa parte della storia. Ma infatti, bisogna che ci sia qualcuno che però le metta e le tenga le cose, non certo. Perché se no non... Io ho regalato stupidamente tanta roba a persone che non hanno fatto nulla, quindi ho detto, questa è giusta per Ryuichi. Sei troppo gentile. Figurati. Sì. Pensate che metteremo in funzione, cioè sì, intanto sì, funziona la, sì, la batteria, e poi funzionavano bene perché alla fine anni 80 abbiamo comprato anche un Nikon Coolpix, quello che si girava, eccetera eccetera. Oggi poi secondo me anche il software di post produzione pure migliorato, ma come? Molto migliorato, molto. Quindi in quell'epoca quello che non davo così tanta importanza, oggi con software attuale vengono un'altra immagine. È vero. Tieni presente che io facevo animazione tridimensionale. Sì. E lavoravo con una macchina applicata a un IBM. Sai l'IBM, il primo, certo, no, uscito, sì, con lo scatolone, sì, così? Sì. Io avevo comprato il primo che aveva due floppy nel 1980. Poi avevo comprato un hard disk da 6 megabyte. Sì. 6 megabyte che costava 600.000 lire. Sì. Era una cosa folle. E compravo gli hard disk in Tottenham Court a Londra e mi facevano firmare un documento che non li avrei esportati in Unione Sovietica. Ah. Non morire da ridere. Come se avessero avuto bisogno dell'hard disk esportato da me. Delle cose terribili. Comunque, tutte le volte che io dovevo far girare un modello al computer, dovevo scrivere in Basic. Dovevo dirgli, girati di un grado, e quello girava di un grado. Ecco, penso, un lavoro lunghissimo. Certo. Adesso tu gli dici, ruota così, fammi questo, quell'altro. Certo. Tutto.
perché è intervenuto anche una modalità. Io avevo fatto un lungo stage nel 1968 al MIT di Boston, sì, dove facevamo gli esperimenti con le immagini digitali, e il computer era metà di questa casa. Certo. Tutto a valvole. Certo. Valvole enormi. Beh, sì, certo. Che si scaldavano da morire. Certo. Che bruciavano. C'erano due o tre addetti a cambiare le valvole. Ah, beh, sì. Sì, in effetti... Un altro mondo. Un altro mondo. E però... soprattutto, come dicevi tu, storia, non le sa nessuno queste cose. Certo. Però a Boston c'è un museo del computer. È cosa che noi non siamo capaci di organizzare. Nemmeno della macchina fotografica. Sì, 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 hai toccato un tasto dolente. Sì, in effetti, museo delle macchine fotografiche in Italia non c'è. Non c'è. In Svizzera c'è una città che si chiama Vevey, cioè proprio sul lago, cioè piccolissima cittadina. Ok, ok. C'è un museo di macchina fotografica piuttosto molto, ma molto bello anche lì. Cioè, è un vero peccato che in Italia quello che fa parte della cultura non si fa i soldi o non viene stanziato nessun sostegno. E quello che, ad esempio, oggi è un grosso problema è gli archivi dei fotografi italiani del passato, che ho appena saputo da Giuliano Lucas, che parlando, che lui, cioè, proprio si mette il cuore, ad esempio, su questa faccenda. Franco Pinna, un grande fotografo sardo, cioè, che si dice che il suo archivio nel cassetto. Dove? Sì, sì, è così, è così. Io ho deciso di dare tutto il mio materiale alla Cineteca di Bologna. Sì. Nel 2007. Sì. Però la Cineteca di Bologna, quando qualcuno pensa a Cineteca, pensa a un club di amici che guardano i film. La Cineteca di Bologna nel 2017 ha avuto un bilancio di 22 milioni e 600 mila euro. Ah. Quindi più del bilancio della FOVA. Certo. Questo per dire. Per cui uno pensa che Cineteca sia sempre una piccola cosa. Sì. E salvo, sì, che la parte fotografica, di cui loro hanno molti fondi, la tengono lì. Io dopo un lungo periodo, nel 2007 e nel 2011, hanno fatto una mostra di Pasolini e poi l'hanno rimessa lì la roba. A questo punto io ho detto, signori, facciamo che mi restituite tutto, vi lascio solo quello di Pasolini, le, sì, diapositive, sì, e tutto il resto. Mi hanno mandato indietro un camioncino pieno di roba. Ah. Io l'ho messo in casa così, no? Come, sì, scaffali di questo genere, perché non potevo pensare. Certo. Ho pescato alcuni lavori importanti, Dario Fo, Bruno Munari, sì, cosa, e li ho messi in circolazione. Io non faccio fotografo professionalmente dal 1984. Ecco, io ho sbagliato tutto nella mia vita. Dovevo darmi un sacco di arie, sgomitare, come le ballerine per stare in prima fila, no? Certo. E non l'ho fatto. Certo. Però ho un sacco di materiale che... Certo. Non voglio lasciare in archivio, certo, cose importanti, personaggi importanti, certo, perché, certo, quello che guadagnavo facendo pubblicità, sì, lo spendevo per andare a fare cose di cultura. Certo. Perché se tu pensi, sono stato 3 mesi e mezzo in Medio Oriente sul set del film Il fiore delle mille e una notte, significa che qui non lavoravo. Certo, ovviamente. E per cui qui qualcosa succedeva. Certo. C'era mio fratello, sì, altri, avevo due fratelli, perché lavoravano. Però la gente voleva me. Certo. Perché il brand era lì, ero io, no? Quindi, per cui c'era un problema. Ma con quei soldi guadagnati in pubblicità io facevo il lavoro in giro per il mondo. Certo. Ti cito Giorgio Albertazzi, il famoso attore italiano, e io l'ho seguito quasi un anno, spostandomi in tutte le città dove lui andava. Certo.
quel lavoro lì non lo vuole nessuno, perché poi non è tanto che io lo faccia pagare, ma il problema è che ci sono attori, personaggi che non sono simpatici. Certo. Per esempio Giorgio Bertazzi è stato un fascista, un comunista rivoluzionario, un po' tutto, no? Quindi si è fatto nemici tutti. Per cui è difficile, ti assicuro che il lavoro, se lo vedi, è eccezionale. Ma al di là di questo, nel 2012 lui è venuto qui a Milano e io sono andato a salutarlo. Sì. Il lavoro di cui ti parlo invece era del 1973-74. Si chiamava Il Pilato Sempre, il famoso Pilato dell'Ava Germania, eccetera. E qui ha fatto un lavoro che si chiamava Cercando Picasso. Congiuntamente, stesso anno, Dario Fo faceva il Picasso desnudo. Tutti e due mi hanno chiesto di fotografare, da una parte e dall'altra. No, io sono andato a fare queste cose, ma è come se tu mi conosci e mi dici vieni a fare questa cosa qua. Io non lo facevo più professionalmente, ovviamente. Beh, il lavoro di Dario Fo l'ho portato in giro in mezza Europa. Sì. Il lavoro di Albertazzi non lo vuole nessuno. Ma non lo guardano nemmeno, non dicono è brutto, è bello. È Albertazzi che non piace, nemmeno Dario Fo. No? No, perché? Perché Dario Fo ha attaccato molto la Chiesa. Ah, ok. Mistero buffo viene dal concetto dei misteri della Chiesa. Okay. Mistero, qui aggiunge buffo, per certo. Dire, non è un mistero certo. Della religione, ma un mistero buffo. Quindi è un'offesa. Non è un'offesa, ma non è una cosa seria. Insomma. Certo. Ecco, quindi è da ridere. Sì. E quindi, ma non solo questo, lui ha anche attaccato specificatamente diversi papi, sì. Papa Celestino e altri, e quindi la Chiesa non l'ha mai visto okay. Molto volentieri. Per cui se trovi qualche duro che è cattolico, dice no. E dato abbiamo... che cattolici ce ne sono tanti. Sì, e poi tieni presente il problema di Pasolini. Per il periodo che qui a Milano c'era la destra, Moratti, sì. E mi dicevano che hanno una programmazione quinquennale ogni 5 anni. Non era vero. Però non lo, 4 volte, 20 anni, non l'ha voluto mai fare nessuno. Certo. Quindi accadono... queste cose, è difficile sì. Fare cultura. Certo, molto. Molto difficile. Peccato perché cioè, questa è la nazione, cioè il luogo dove nasce, nati, dove sono nati forme di cultura, musica, pittura, scultura, ma guarda, letteratura. Hai ragione, e io pochi giorni, la settimana scorsa, ho fatto una lezione di linguaggio fotografico sì. Al Bergamo Film Meeting, che è stato un bel momento, dove ho spiegato come si legge l'immagine giapponese, perché la gente lo legge da sinistra a destra. Ma Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa componevano da destra a sinistra e la gente era stupita. Per cui se io penso alla composizione, dico un grande nome, di Caravaggio, la devo pensare da occidentale, certo. Ma se penso alla composizione di un grande della cultura pittorica giapponese, devo pensare come composta diversamente, quindi mettermi lì. Ma in un lavoro di Kenji Mizoguchi che si chiamava Oharu Donna Galante, lui fa vedere, ripreso un po' dall'alto, di una sera, un villaggio povero, e ci sono due punti e c'è questa signora Oharu che si sposta da una parte all'altra semplicemente, non c'è suono, non c'è niente, impiegherà 2 minuti e 2 minuti di muto in cinema sono una cosa enorme, sì, eternità, un'eternità sì. E ma lui voleva far capire il tempo, non far capire che accade qualche cosa, voleva far capire il tempo che passa. E non a caso poi si sposta da destra a sinistra.
E un occidentale che legge il contrario ha problemi, due problemi. Uno per il tempo lunghissimo, l'altro perché c'è questo spostamento. Quando vuoi facciamo una lezione qui. Bellissimo. Grazie, grazie Roberto. Quando vuoi.